Benvenuti a bordo, viaggiatori! Io sono Grizzly, lui è Kent, entrambi vi diciamo buone feste! Questo è Diario di Viaggio on the road. In questa puntata speciale siamo qui appunto solo per augurarvi buone feste. Ora, velocissima digressione, come probabilmente molti di voi sapranno, io tendenzialmente non celebro il Natale. Non che significa che non lo festeggio, fondamentalmente almeno quest'anno il Natale casca di domenica, quindi quantomeno è un giorno nel quale sto lontano dal lavoro e posso un attimo tirare il fiato, ma non celebro il Natale, così come genericamente non celebro le festività. Però ciò non toglie che posso essere una persona che può entrare nello spirito festivo, perché comunque è un momento in cui ci si può rilassare, ci si può vedere con gli amici, ci si può vedere con i familiari, e soprattutto quando si augura di passare buon Natale, quando si augura buon anno, quando si augura in generale buone feste, in fondo si è ben auguranti. E che cosa c'è di male in questo? Anzi, mi sembra una cosa particolarmente positiva, e in questo momento in cui nel mondo succedono tante cose negative, essere positivi secondo me è molto importante. Per questo io vi dico buone feste a tutti, passate un periodo di pace, di quiete, divertitevi, rilassatevi, perché ne abbiamo bisogno un po' tutti. Io in questo periodo, così come tutti gli anni nel periodo di dicembre, lavoro tantissimo, perché con l'approssimarsi delle festività comprende il dare consigli e guide a quei clienti che vogliono acquistare un nuovo computer o attrezzatura tecnologica nuova, a quei clienti che vogliono fare regali tecnologici a figli, nipoti e cugini e via discorrendo, soprattutto anche di preparare questi computer portatili o tablet o altre cose che vengono acquistate, che devono essere messe sotto l'albero. C'è un po' di lavoro pesante fino, diciamo, al periodo di Natale, poi con le feste di Natale un attimo la situazione si stabilizza, quindi è il momento in cui mi posso rilassare, e come ripeto, ci può stare benissimo. Ma questo può andare bene anche per chi in queste festività ha anche qualcosa da celebrare con uno scopo religioso. In fondo, che c'è di male? È sempre un periodo piacevole, un periodo che può essere di gioia, che, come ripeto, in questo momento in cui c'è moltissima negatività ci può stare benissimo. Per cui perché no? Io approfitterò della pausa natalizia per sistemare un po' le cose sul canale, sto lavorando ad alcune grandi e piccole novità, adesso sto lavorando anche proprio in questi giorni, anche oggi tra le altre cose, al video per il giorno di Natale. Come ho già scritto su Telegram, se non mi seguite su Telegram, anzi seguitemi, trovate il link del canale sul doobly-doo e sulla scheda, lì pubblico informazioni sui nuovi video, come appunto questa. Pubblicherò un racconto breve, molto semplice, molto piacevole, che spero possa trasmettere un'atmosfera molto lieta, molto rilassante, che è quello che ci vuole per le vacanze. Devo lavorare anche al video del 1° gennaio e alla prossima puntata di Operazione Nostalgia, che eccezionalmente manderò l'8 gennaio, cioè la seconda domenica di gennaio, così dopo che tutti quanti avrete mangiato il cenone non dovete anche digerire il mio video del 1° gennaio, sarà un video molto leggero come questo, solo per scambiarsi gli auguri, per parlare un po' del più e del meno. Ci sono un po' di novità che finalmente arriveranno sul canale, sicuramente MusiTube, ho scritto diverse puntate, devo solo girarle, ci vuole solo il tempo di girarle. Devo cominciare a lavorare al montaggio della nuova stagione di Vita da Tecnico. In questo momento che sto girando questo video ho già, tra le altre cose, girato più di metà della nuova stagione, però devo ancora sedermi e cominciare a montare questi video, e mi porterà via del tempo. Mi sa che io il giorno di Natale e quello di Santo Stefano fondamentalmente lavorerò tantissimo al computer, al montaggio dei video. Santo Stefano, tra l'altro, devo girare almeno il video del 1° gennaio. Bene ragazzi, prima di concludere vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube, è gratuito, e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto, che fa pandan con l'albero di Natale, è una cosa bellissima in questo periodo festivo. E detto questo, come sempre, grazie, ciao a tutti, e ci vediamo alla prossima!